eravamo lasciati così, sul divano di casa Minetti, insieme ad una donna forte e coraggiosa, miss, cantante e anche atleta, già perché le sfide per Annalisa non finiscono mai. Agli ostacoli, alle salite, alla sua malattia che l'ha resa con il passare degli anni una ragazza non vedente, lei ha risposto con grinta, passione e determinazione, riscoprendosi ogni volta con un abito diverso. Nella scorsa puntata ci ha raccontato della sua esperienza sulla passerella di Miss Italia, delle sue performance canore, della sua vita da mamma. Ora l'attenzione si sposta su un altro ambito, quello sportivo, un'avventura nata per gioco ma che metro dopo metro la porterà molto lontano. Bella donna con una bella voce. Ma non ti è bastato, sei diventata anche una bravissima sportiva. Allora, siccome questo è un programma soprattutto dedicato agli sportivi e ai campioni, vorrei capire come nasce invece l'incontro con il mondo dello sport e come scocca questa scintilla che ti ha portato anche alle Paralimpiadi. Ma guarda, credo che lo sport, come tutte le cose, come tutte le grandi imprese che in qualche modo ho voluto poi portare a battesimo, mi abbia cercato, il caso ha voluto che io incontrassi questo grande sportivo che era appunto Andrea Giocondi e che lui mi sfidasse, per sentito dire, lui aveva sentito raccontare da un maresciallo della finanza, il maresciallo Agostinoni, che io passavo molto tempo sulla bike da spinning e pedalavo per ore e ore, quasi 5-6 ore al giorno consecutive nella sua spiaggia appunto della finanza, e dice: guarda, questa qua secondo me è un'atleta, questa è forte, deve fare i 10.000, deve fare i 5.000, insomma deve fare i lunghi, e voglio portarla a correre. Al che Giocondi disse: guarda, portala a Villa Spada, la analizziamo e vediamo se veramente questa ragazza ha del talento, delle capacità. Mi fecero fare il primo 1.500 della mia vita, da praticamente dal nulla, quindi senza aver mai imparato a utilizzare il cordino, cose di questo genere, non sapevo neanche che esistesse questa tecnica, e mi ero portata a fare questo 1.500, e io che chiaramente facevo 6-7 ore di spinning, quindi di tanta aerobica al giorno, ho detto: ma che sarà mai 1.500, quanto può durare loro? Se sei brava 5 minuti, 5.20, e io gli faccio: bah, 5 minuti, una stupidata, ma assolutamente, dammi sto cordino, dove dobbiamo andare? Guarda, segui me, braccio braccio, andiamo, facciamo 20 minuti di riscaldamento per appunto prendere un pochino di mistichezza con questo cordino, partiamo per questo 1.500, primo giro Elisabeth. Ho detto: una stronzata. Però facile ragazzi, primo giro, via, 400 metri andati. Poi vai Minetti, respiri. Io sì, cominciavo però ad affannarmi, però mancavano altri più o meno un giro e mezzo, una stupidata, no? Allora vai. A un certo punto, terzo giro, incominciavo, ti giuro, a rivedere. Ho detto: qualcosa che non posso. Vedo le strisce della corsia, il miracolo. Il che però non mi sentivo granché bene, devo dire. E cominciavo ad avere un affanno, tipo un respiro tipo questo. E lui: non respiri bene. Io: tranquillo, non potevo mai farmi battere da un uomo. Certo, assolutamente. E quindi cominciavo a dire: no, non c'è problema. Vai. Io non parlavo più, alzavo solo la mano per dirgli: tutto ok. E lui mi fa: ma tutto ok? Io stavo morendo. A un certo punto, a 20 metri dall'arrivo, vedo Gesù, la Madonna e Gesù. Proprio mi aspettavano, aperte. Io gli ho detto: è arrivata la fine. Ho visto il difibrillatore, ho visto mio figlio sul ciglio della pista che mi diceva: ho perso mamma, ve lo vedevo orfano. Al che mi sono proprio a 20 metri fermata. No! Sì, proprio fermata, inginocchiata a terra. Giocondi lascia il suo cordino e fa: Minetti, non ce l'hai fatta. Non c'è, già a 20 metri sei arrivata, cioè non è che voglio dire manchi molto, 20 metri è il nulla. Mi ero fermata a 5.18. Quindi un po' al di sotto di quello che realmente potevano essere le aspettative. Mancavano 20 metri, quanto ci potevo perdere? Ma neanche un secondo, no? Quindi sulla base di questo lui mi dice: vabbè, impossibile, come vedete, far diventare due gambe da miss gambe d'atleta. No, non te l'avesse mai detto, Elisabetta. Ti ha lanciato il guanto di sfida. Cioè, io ero in ginocchio a terra, presa dalla mia sofferenza, dalla mia chiaramente quasi ipossia, per quanto poco ossigeno c'era. Mi sono alzata con le mie poche forze, credo anche di averlo guardato in quel momento, perlomeno ho avuto la sensazione di averlo fatto, e gli ho detto: mi sono scaldata, ho fatto la sborona, ma sono stavo pronta morendo. A un altro. Ho detto: c'è un altro allenamento da fare? Lui si mette a ridere e fa: guarda, mi piace la reazione,
Io ho un sogno, tornare alle Olimpiadi, se vuoi io ti insegno a correre, perché a correre devi essere capace, e da quel momento possiamo sognare insieme le Olimpiadi, le Paralimpiadi. Io mi sono affezionata all'idea di poter comunque realizzare il suo sogno e quindi farlo mio, e poi da lì ho capito che sarebbe stato un altro grandissimo strumento di comunicazione che io avrei potuto utilizzare insieme appunto al movimento paralimpico e quindi il CIP, per poter raccontare alle persone che si può essere veramente persone straordinarie al di là di una mancanza fisica, di un limite fisico, ma che questo possa non limitare la tua volontà. E quindi, a sostegno di questa informazione, a sostegno di questo messaggio, ho deciso di affiancarmi a Pancali, alle persone che lavorano con lui, al suo grande staff, alla sua grande squadra, e far parte della FISPES e poi volare verso Londra e adesso verso Rio. L'atletica leggera diventa quindi, oltre che una passione, anche una vera e propria carriera sportiva. L'inizio dell'attività agonistica è datato 2012, con l'esordio agli Europei Paralimpici e alla conquista della sua prima medaglia di bronzo, risultato che viene confermato sulla stessa distanza dei 1500 metri anche alle Olimpiadi di Londra, dove realizza anche il nuovo record mondiale della categoria. Nel 2013 poi l'alloro più prestigioso, la medaglia d'oro ai campionati del mondo con annesso record. Com'è stato a Londra? Guarda, Londra credo che sia stata l'esperienza in assoluto, dopo essere stata mamma, chiaramente più bella della mia vita, molto più di Sanremo. Tutti mi dicono: ma è più bello vincere Sanremo o le Paralimpiadi? Le Paralimpiadi. Perché? Perché stai rappresentando il tuo paese, stai prestando le gambe a un paese intero, tutti credono in te, indipendentemente dal fatto che tu possa piacere o no come persona, ma tu in quel momento sei l'Italia, quindi tu sai che il tuo paese sta sostenendo la tua impresa, la stai rappresentando tu, non c'è un'altra persona insieme a te. Quindi mi sono sentita importante, motivata, responsabilizzata di quello che stavamo andando a fare io e tutti gli altri atleti, tutta la squadra, tutta la nazionale, perché io ho una nazionale fantastica, noi abbiamo degli atleti pazzeschi, Legnante, Caironi, Oksana, e poi tutti gli altri uomini, che in qualche modo hanno veramente dato e portato grandi medaglie. Abbiamo avuto un medagliere pazzesco a Londra, quindi io sono veramente orgogliosa di far parte di questa nazionale. E ci hai preso gusto, tant'è che appunto sogni Rio 2016, ma poi ci sono anche i mondiali da affrontare, quindi sei diventata una sportiva. Ora sono un atleta. Dirlo, è la tua carriera sì, da atleta. Un'ulteriore carriera. Un'ulteriore sfida. Un'ulteriore sfida. Mi spiaceva, nel senso che io potevo realmente, è bello, no? Andare via dalla festa quando è ancora tutto ancora in voga, e quindi quando ci sono ancora tanti ospiti. Però la verità è che, metaforicamente parlando, quella festa aveva, secondo me, mi era talmente piaciuta che non volevo finisse, e quindi ho continuato ad accendere le luci, i riflettori e a ospitare gli ospiti che in qualche modo quella festa la rendono ancora così tanto interessante. Faccio parte di una società che si chiama Fiamme Azzurre, quindi ho avuto l'onore di far parte di un corpo militare, di rappresentare una squadra militare. Poi chiaramente io non posso non pensare di far parte della nazionale di atletica leggera, e ogni volta che mi alleno penso che tutti quanti noi dell'atletica siamo fondamentalmente prima campioni di vita e poi campioni dello sport, e con noi portiamo un messaggio di vita, e se noi riusciamo a rendere grande il nostro paese, riusciamo a dare un'informazione a tutte le persone che come noi vivono una situazione fisica che può in qualche modo limitare apparentemente le nostre aspettative, i nostri obiettivi, i nostri sogni, ricordare invece che i sogni sono un diritto di tutti, che la vita è un diritto di tutti, e che è meraviglioso è farlo con l'energia e la carica che lo sport ti può donare, riabilitare le persone alla vita. Lo sport questo lo può fare, e quindi col movimento paralimpico chiaramente noi sosteniamo questi messaggi e li portiamo metro dopo metro con noi. Thank you.
Entriamo un po' nella tua vita privata. Tu hai avuto appunto un compagno, un marito con cui hai fatto un figlio. È una parentesi che ti fa male riaprire? Ma veramente no, nel senso che è un dolore che io ho rielaborato molto bene. Mi manca l'idea di un compagno, non mi manca l'idea di non avere più il mio ex marito, perché il mio ex marito è stata una scelta ponderata negli anni. Io e mio marito parlavamo di separazione ormai da quasi 5 anni in casa, quindi eravamo separati in casa ormai da 3 e quindi ci siamo abituati A quell'idea. fondamentalmente all'idea che quello sarebbe accaduto. Lui abbiamo deciso di affrontare il problema subito dopo le Olimpiadi, proprio per avere e dare la sensazione a me di non sentirmi sola lungo quel percorso. Abbiamo appunto parlato, guarda, subito sull'aereo. Sai, io avevo la medaglia in mano, stavo tornando, avrei avuto una conferenza stampa da lì a poche ore. Il comandante dell'aereo mi aveva appena fatto i complimenti per la medaglia vinta. Lui, ci siamo seduti, abbiamo allacciato le cinture di sicurezza e lui mi ha detto: "Lo sai che tornati da qua ci lasciamo?" Beh, non E è. io ho fatto un grande respiro e tra le lacrime ho detto: "Sì, lo so." E lui mi ha detto: "Adesso goditi questo momento, dopodiché affrontiamo anche questo percorso. Non ti preoccupare, ti starò comunque virtualmente sempre vicino perché sei la mamma di Fabio." Quindi è stata una scelta condivisa o Condivisa, da parte di assolutamente condivisa, entrambi? non c'era proprio più amore. Eravamo legati a ciò che eravamo stati per 13 anni, eravamo legati fondamentalmente al fatto che avremmo dovuto condividere Fabio. Perché, sai, due persone si possono anche non vedere più, due persone adulte se ne fanno una ragione, ma un bambino no. I bambini sono le uniche vittime di una separazione, quindi il pensiero che Fabio non sarebbe stato H24 né con me né con lui era una sofferenza infinita. E io tremavo poi all'idea che vivo in un paese dove non c'è grande giustizia per chi ha una disabilità No, durante le assolutamente. separazioni soprattutto, e quindi conoscendo bene l'argomento, perché l'ho sostenuto come volontario e come testimonial, come madrina di quelli che sono i diritti della donna anche disabile, sapevo bene che avrei avuto delle grandissime difficoltà ad avere Fabio con me in casa, dato che io non volevo badanti e volevo cavarmela da sola. E ho dovuto parlare molto col mio ex compagno, dirgli: "Non facciamoci guerre, viviamolo consensualmente tutti e due, lascialo con me perché io vivo per lui e tu puoi vederlo quando vuoi, tutte le volte che vuoi." E poi così è stato. Insomma, lui mi ha sempre ritenuto una grande madre, quindi mi ha detto: "Non ho motivo Problemi. di allontanarti Fabio, Fabio starà con te, però io chiaramente vorrò essere suo padre e viverlo tutte le volte che ne ho bisogno." E così Fabio non se n'è accorto nemmeno fondamentalmente, perché papà abita a 500 metri, 600 metri da me, e quindi lui ci vede entrambe quando vuole. Se vuole stare più con me sta con me, se vuole stare più col padre sta col padre. Non siamo noi che limitiamo la sua autonomia nel vivere la genitorialità, insomma. Annalisa è un grande esempio per tanti, giovani e meno giovani, sportivi e non. Una lotta quotidiana per vivere una vita normale, senza l'ombra del pregiudizio che spesso, troppo spesso, fa vivere agli altri la disabilità con timore e paura. C'è stata invece qualche cattiveria da parte delle persone di cui mi dicevi prima ignoranti, che invece ti hanno fatto male particolarmente? Ma mi facevano male prima sì, quando ero ancora un po' quando ero più piccolina. Adesso sono veramente molto agguerrita e tutto quello che sento che non mi piace, fidati Elisabetta, non mi passa sotto il naso. Sono poi una persona che ha grande capacità per quanto riguarda la dialettica, quindi non temo, devo dire, il confronto altrui e mi piace zittire le persone. Sono una persona che sa essere anche molto severa, direi anche un po' cattivella quando si deve vendicare, ed essendo Capricorno la vendetta è una cosa che mi piace molto. Allora, ora tu mi farei vedere quello che c'è dietro a quello che fai in pista di atletica. Mi dicevi prima ci sono tanti sacrifici, magari qualche piccolo esercizio, e poi lì magari ti vorrei chiedere appunto qual è la difficoltà per una persona non vedente di fare quel tipo di sport. Va Guarda, bene? normalmente lo facciamo chiaramente in pista o appunto qui a Certo. Genzano in palestra, però Vi oggi ho la svegliamo febbre. No, appunto però questo. proprio ammetto, ragazzi, ho la febbre, quindi ti svelo i miei trucchi, però te lo faccio fare qui in casa così non prendo freddo. Che ne dici? Assolutamente Accetti? sì, Grazie. accetto. Ok.
Di solito questi esercizi si fanno in pista, eccezionalmente sì. Li facciamo qui, ma così facciamo vedere cosa c'è dietro ad una gara come quella dei 1500 metri che ti impegna fisicamente non poco. Allora, partendo dal presupposto che chiaramente tutto il lavoro è su ripetute, corse, chilometri, metri dopo metri, noi chiaramente andiamo a sviscerare tutte quelle che sono le tecniche della corsa. Noi facciamo delle proviamo fondamentalmente in pista quello che è il potenziale del piede. Quando tu non ce la fai più, quando comunque entri in ipossia, quando comunque sei alla fine della tua gara, tutto quello su cui puoi contare sono i piedi, e i piedi sono l'ultima cosa che si stanca, quindi l'elasticità del piede è importantissima. Avere i piedi sordi ti obbliga a correre col quadricipite. Chi sa correre in pista non può correre con la gamba, corre col piede. Quindi piede e l'alternanza del braccio è importantissimo. Quando noi corriamo, essendo io non vedente, sono attaccata chiaramente per metà del mio corpo al mio allenatore, che è Stefano Cialella. E quando noi corriamo, tendenzialmente iniziamo in questa posizione e ci portiamo avanti con la sua parte sinistra e la mia parte destra, che sono praticamente unite. Quindi in completo sync. Chiaramente lui mi fa curare molto la tecnica dei piedi, tantissimo. Ci sono esercizi, per esempio il molleggio, che noi facciamo tendenzialmente attaccata a una parete, ma tu adesso ti metti vicino a me, okay. Guarda, mano su mano, e quello che devi fare è sentire che è il tuo avampiede che ti porta su, e la propriocettiva è importantissima, per noi non vedente è molto spiccata, quindi l'apertura delle tue gambe è quella a spalle, sì, okay. Ti devi portare sull'avampiede e scendere giù. Ok, non ti devi poggiare e andare indietro, perché corri tu sei sbilanciata in avanti, la tua spalla è in avanti, il tuo gomito va dietro e ti predispone ad essere lanciata in corsa, quindi tu sali su e poi scendi giù, sali su e scendi giù. Questo noi è un esercizio che andiamo a farlo in ripetizione, molto veloce, quindi portandoci chiaramente sull'avampiede, e poi facciamo su e lento giù, su veloce e lento giù, okay. Su veloce, e questo è un esercizio. Un altro è capire il suono di quando il piede realmente è reattivo a terra, per esempio lo skip. Lo skip non è, la corsa è fatta di quattro movimenti: porti sulla gamba, la lanci a terra, quindi prendi i metri, e poi la riporti sotto al tuo gluteo, no? Quindi quando facciamo la corsa deve essere circolare, salgo, spingo, stacco dal piede e lo porto dietro. Che uno non ci pensa in fondo che fa tutti questi movimenti quando... Perché vengono molto naturali a chiunque noi, ma per dare la potenzialità al piede, il piede deve ricordarsi di essere veramente un grande strumento. Quando andiamo in skip, per esempio, che è la spinta, lo skip fondamentalmente viene fatto con due gambe, quando noi ci scaldiamo portiamo su tutte e due le gambe, ma è bello sentire quanto ti può dare l'elasticità del piede, quindi senti questo suono? Sì. Ecco, questo è il suono che tu devi sentire quando il piede è reattivo a terra. Pa, 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 pa. Non deve essere sordo, deve tornare indietro, non perché tu lo porti su col quadricipite, ma perché è il piede che torna su. Allora, ripeto da te il movimento, alza il quadricipite, giusto? Questo è quello lento. Quello lento. Lo tiri su e lo butti a terra. Okay. Quando lo butti a terra è davanti a te, deve tornare su a 90. Senti che il rumore mio è... Non lasciare giù, il piede non muore a terra, il piede torna con l'avampiede. Per capire... Non senti il rumore? No, perché è sordo. È sordo. Quando tu rulli, percepisci la capacità del tuo, la tua ampiezza nel movimento. Dammi la mano, fammi da guida. Allora, se io porto il tallone, il tallone scende, pianta, punta. Okay. Quindi tallone, pianta, punta, la rullata è 1, 2, 3, 4, 5 e avanzi. Okay. Questa è la capacità che tu hai, capito? Tallone, pianta, punta, ricordatelo sempre. Okay, cerca di farlo proprio uno quasi davanti all'altro. Ok. Quindi pa, 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 e poi mano a mano, stop. Però queste cose tu le hai imparate? Le ho imparate da quando corro. Da quando prima io ero anche, oltre che c'era, anche sorda sui piedi, mentre invece adesso i miei piedi sentono benissimo. E se succede che la scarpa ha un problema, io me ne accorgo perché ci abbatto. Corro, per esempio, questo è il doppio impulso. Ed è sordo in questo momento.
Quanto ci hai messo a imparare? Innanzitutto devi godere quando soffri. Lo so, perché la corsa è veramente una grande sofferenza, è una grandissima fatica, quindi devi proprio godere. Cioè, io se non, tu non so se si sente, ma io proprio, io godo. Quanto è importante poi il feeling con il compagno in questo caso, perché tu non corri da sola, non vai verso quell'obiettivo da sola. È indispensabile, cioè io e Stefano siamo amici, e poi guida, e poi atleta. Siamo soprattutto amici. Lui mi guarda in viso e sa se sarà una giornata non positiva, se sarà una giornata invece straordinaria, se c'è qualcosa che non va nella mia vita privata. Se un atleta non è libero mentalmente, può fare tutti gli sforzi che vuole, ma il risultato non sarà mai ottimale, perché i tuoi problemi li porti in campo, non riesci a staccare. E ti devi anche fidare e affidare tantissimo. Assolutamente, al tuo nel compagno. Mio caso, assolutamente sì. È come affidarsi e fidarsi a un programma, a un allenamento, no? Uh-huh. Tu in questo caso, invece di essere un atleta normodotato che non fa domande, ma va e fa quello che gli dice l'allenatore, sicuro e convinto che questo è la cosa giusta, questa uh-huh. è la cosa giusta, mentre invece nel mio caso io non solo mi affido a un programma, che in questo caso cura appunto Giuliano Baccani, ma mi vado ad affidare al movimento, alla conduzione della corsa, che è appunto il mio driver, che è la mia guida. Quando io, Stefano mi dice adesso vai, alle, quando mi dice adesso vai, mancano 250 metri massimo ed uh-huh. è lo sprint finale. Quindi lui lì mi sta dicendo non ti bloccare, non ti frenare, vola. Quando mi dice vola, io sono proprio, ho un impulso interiore, poi è gara, cioè non, guarda, non mi dire, io riesco addirittura a vedere, io immagino, io ho una benda sugli occhi, uh-huh. quindi non c'è dubbio che io non veda assolutamente nulla, una mascherina, eppure ho in quel momento la sensazione di vedere la curva e il rettilineo finale, vedo proprio la pista rossa, le linee bianche, la immagino. Immagina addirittura il volto di Stefano, cioè è proprio come se fossi fuori dal mio corpo e vedessi noi due correre, sì. E già immagina quello che succederà dopo. E il traguardo come te lo immagini e come lo vedi? Questa meravigliosa linea con tutte le persone sui lati, sui bordi, con il decalage, che quindi rende un pochino insomma bello l'arrivo, no? Di questi atleti che fanno boom 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 uno dietro l'altro, dietro queste corsie. Mi piace l'idea chiaramente di immaginare che io sono al traguardo e gli altri dietro, anche però se di poco solito dietro. Capita. Nel mio caso per adesso è sempre capitato. Quindi dai, ti sei quindi abituata. Quindi sono, è vero. Allora, è stato bellissimo guardare il mondo attraverso i tuoi occhi. Grazie. Te lo dico davvero con il cuore. Grazie anche di averci fatto entrare nella tua vita e di averci fatto ripercorrere le emozioni insieme a te. Te lo dico grazie davvero grazie personale, oltre grazie che mille. Professionale. Grazie a tutti voi per averci seguito. L'appuntamento è la prossima settimana con Vite da Campioni. Annalisa, in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo. Oh, io prometto di portare una medaglia a Pancalli, lo giuro. Va bene, glielo diciamo noi, eh. Un abbraccio. Okay. Ciao. Grazie. Grazie a te veramente. Grazie mille. È stato molto bello. Ora rientra dentro perché io non voglio essere accusata.